Saluto e ringrazio due leader politici che hanno aderito a questo comitato e alla ragione di questo comitato, perciò ringrazio e saluto Enrico Zanetti di Scelta Civica e Denis Verdini del gruppo ALA. Quanto è berlusconiano questa riforma? Intanto alcuni punti della riforma sono bandiere di Forza Italia già da molto tempo, ma in particolare questa riforma osservo che è stata votata al Senato prima e alla Camera poi, prima lettura, anche da Forza Italia, e che Forza Italia ha cambiato opinione a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica. Un tema rispettabile come qualunque altro, ma del tutto irrilevante rispetto al merito della riforma. Quindi qui c'è un'incongruenza che Berlusconi dovrebbe, secondo me, superare. Assolutamente lo ringrazio perché non è intervenuto, non ci ha mandato un messaggio e tuttavia penso che lui ci stia pensando con affetto e anche con qualche preoccupazione. Perciò, grazie Silvio, c'è ancora tempo. Berlusconi potrebbe cambiare idea, secondo lei? Io me lo auguro, anche perché Liberi Sì, che io presiedo, ha raccolto oggi oltre 40 ex deputati, senatori e ministri di Forza Italia. I sondaggi ci dicono che almeno il 40% di elettori di Forza Italia è orientato a votare per Sì. Dai nostri incontri risulta, a me risulta personalmente, che le persone di Forza Italia a cui viene rispiegata questa legge dicono sì, e perciò penso che Berlusconi, anche sulla base di questo orientamento del suo elettorato, dovrebbe rientrare in gioco e impossessarsi lui e diventare anche lui co-protagonista della riforma.